Ciao a tutti, bentornati sul canale. Mi vedete con il braghetto in testa, perché io sono scema e gioco e non me ne frega niente se la gente ride. Lui invece lo usa proprio così per dormire, quindi sì, rende per conto. Per quella testa nuda. E niente, era qui, ho detto basta, facciamo dei versi. Vedete sua mail che sta per partire per l'India, per accudire i lebrosi. Non ce l'ho già uno a casa da andare a finire in India. Lebroso? Sì. Lebroso. Allora, siamo qui. Siamo qui. Siamo qui riuniti, fratelli. Siamo qui. Per praticamente parlare dei libri che abbiamo letto per la così collaborazione che abbiamo fra noi youtuber italiani. Youtuber italiani. Per la BookTube Italia Leggende Indipendenti. Dicevo, per la BookTube Italia Leggende Indipendenti, che appunto era quell'iniziativa che prevedeva la lettura di un libro a testa ogni mese di una casa editrice indipendente diversa. E porca miseria, sto l'accetto. E niente, praticamente abbiamo scelto due libri. Inizio io perché ci metto poco a parlare, mentre poi ci metto una vita come al solito, e quindi lo lascio parlare dopo. Allora, la casa editrice di questo mese era la Minimum Fax. Io ho scelto questo libro qui, che è di Kurt Vonnegut ed è Cronosisma, che costa ben euro 21. Magari devo anche farlo inquadrare, invece sono nascosto. C'è fatto la camicia? Praticamente, allora, io ringrazio il Signore di aver pagato questo libro tramite i punti dell'aggiunti, perché se ci avessi speso 21 euro... probabilmente avrei chiesto il rimborso almeno di un quarto del libro. Vi spiego perché. Forse io mi aspettavo qualcosa di diverso dalla trama, ed è anche vero che non ho mai letto niente di questo autore. Cioè nel senso che il libro in sé viene presentato nella, diciamo, quarta di copertina come una specie di distopico, nel senso che Cronosisma è riferito al fatto che si torna indietro di 10 anni e ognuno, privo del libero arbitrio, deve praticamente rivivere quei 10 anni di cui è tornato indietro, in cui, attraverso cui, insomma, si trova a rivivere 10 anni che ha già vissuto e non ha appunto il libero arbitrio, nel senso che ovviamente non può cambiare le scelte che aveva fatto, quindi insomma si trova obbligato a ripetere esattamente le stesse cose nello stesso modo, tipo se noi fra 10 anni tornassimo indietro di 10 anni, quindi a questo momento, in questo momento rifaremo esattamente queste stesse cose. Nel libro viene mescolata, e porca miseria, ma basta, mi sono stufata. Nel libro viene mescolata una realtà storica, diciamo, quindi fatti storici, ecco, infatti lo sapevo io, fatti storici, fatti della vita dell'autore, dei suoi familiari, e dei suoi familiari. Quanto sei scelto. Però la metti tu, sei furba. Ma io l'ho messo bene. Me ne hanno mescolato appunto questi fatti realmente accaduti, diciamo, insieme a fatti di finzione, insomma, quindi di fantasia. Troviamo l'autore e il suo alter ego, Kilgore Trout, che appunto, quanto ho capito, è il suo alter ego anche in altri suoi libri. Diciamo che la cosa positiva di questo libro è che perlomeno mi ha fatto venire voglia comunque di leggere anche altri libri dell'autore. Per esempio io non ho ancora da leggere anche il numero 5, lo so bene un modo dopo, ma... Perché? Perché per quanto questo libro non mi sia piaciuto in fatto di storia, mettiamola così, tutto sommato ho gradito la scrittura dell'autore, perché comunque... Comunque, e ironica, divertente, scorrevolissima, quanto sei scemo. Insomma, la scrittura mi è piaciuta molto, il modo di esporre le cose mi è piaciuto. Non ho apprezzato però invece la storia, questo continuo salto avanti, indietro, a destra, a sinistra e cose del genere, stai parlando di uno, poi mi parli di un altro, poi vabbè. Quindi per me è tipo un me. Ovviamente a me piace. Sì, può darsi. Fate conto che io ho impiegato tipo 100 pagine a capire cosa intendeva quando diceva in Cronosisma 1. Cioè io ho impiegato 100 pagine a capire che intendeva quando era ai primi 10 anni veri. Ma no, non spoiler, lo dice nella trama che va dietro i 10 anni.
Quindi, cioè, rendiamoci conto. Poi fate conto che sono tipo 262 pagine, neanche. E io ho impiegato 16 giorni per leggerlo. Vabbè, hai letto altre cose nel mezzo. Sì, perché altrimenti mi potevo tranquillamente sparare un colpo. Perché, sì, cioè, 4 capitoli di fila si leggevano tranquillamente, quindi circa 20 pagine, però poi... Ti sai dove finisce il tuo libro adesso? Sì, nello scaffale in mezzo perché lo vuoi leggere. Certo. Anzi, non in mezzo perché l'ho già letto. Mm-hmm. E quindi sopra, o sotto? Dove parli, dipende fra quanti anni lo vuoi leggere. Sotto e più sotto è bene. Allora, io invece, anche io minimo un fax, sono stato ancora meno fortunato di Eli, perché questa lettura è concisa col peggior libro che ho letto negli ultimi 2-3 anni, probabilmente. È difficile far peggio di questo. Nel senso che poi magari intento anche lodevole, perché l'invenzione, a parte che non ho capito cosa voglia dire l'invenzione della madre, perché questo, in queste 250 pagine di libro, il protagonista, nelle prime 150 accudisce praticamente la mamma malata in fin di vita, con tutta sta cosa insopportabile di malattia, fetore, la mamma che sta male, che si sbrodola, che la porta all'ospedale, tutte queste cose, senza un minimo di ironia, proprio una cosa lancinante, pesante e probabilmente anche un po' furbetta per attirare l'attenzione del pubblico. Però poi ci sono una trentina di pagine intermezzo quando la mamma muore e ultime 50 pagine in cui in un'epoca successiva tenta di riallacciare attraverso il ricordo a inventarsi, diciamo, questa madre che è comparsa. Comunque il libro esatto, però è un libro davvero tremendo, a parte che il protagonista è antipatico già di per sé, perché c'è una fidanzata che tratta di merda durante tutto l'arco del romanzo, quindi è un personaggio abbastanza dice poco, e il libro l'ho letto, cioè non è noioso, si legge, però l'ho letto anche in poco tempo, però è un libro che non mi è piaciuto per niente, e su 5 stelle una stella scarsa proprio. E diciamo che vuoi leggerlo? No. Anche perché me ne avevo letto un pezzettino, però. Poi nel frattempo anche tra altre vicende già tutto sto dolore di colpo la nonna che viene riesumata perché sono trascorsi gli anni, sai che dopo un certo anno dal finita, allora ti la devo spostare nello stare. Un'altra spruzzata d'allegria per uno dei libri più divertenti che ci sono, però alla fine diciamo tutta questa cosa di almeno commuove, non commuove un tubo, perché è troppo meccanica fredda e troppo ripetitiva e ansiogena e assurda, e se uno vuole commuovere fa un film come The Nostalgie si pronuncia, di Tavernier. Questo è un libro che secondo me è completamente inutile. Poi Salvo Peano scrive bene, quindi non voglio ammazzarlo subito, magari scriverà delle cose diverse che mi piaceranno in futuro, ma sto libro mi dispiace, l'ho trovato davvero davvero brutto. Però non solo 14 euro per le... No, anzi all'usato. Infatti sto dicendo 14 euro di copertina, però non l'ha trovato usato, quindi a quanto ci non me lo ricordo. Beh. La cosa strana di Minimum Fax è che in realtà ha degli autori che scrivono bene, sono delle scelte editoriali abbastanza carine, peccato che poi alla fine quando uno legge le trame, vede le copertine, così resta veramente entusiasta, poi in realtà legge il libro e cioè ovviamente non è colpa della Minimum Fax, no, perché avevo già letto altri libri sempre di Zona Minimum e con tutti alla bene o male ho avuto la stessa la stessa sensazione. La stessa opinione, ma cioè mi viene un esempio che ho letto giusto l'anno scorso, che era aiutami, quello della Bender, il profumo delle foglie di limone, ma no, cosa c'è, quello della Sanchez, il gelato al cioccolato c'era un cibo, una ma sì, quello della torta limone, la torta limone, la tristezza della torta limone, vabbè, insomma, quello della torta limone, che adesso non mi viene la tristezza di una fetta di limone, ma no, vabbè, insomma, che come storia sembrava, cioè come trame tutto sembrava bello, la copertina era molto carina, scritto era scritto anche bene, però la storia, cioè, non mi aveva convinta totalmente, perché appunto lo zoom si spostava troppo ad un certo punto e inconfondibile tristezza data dal limone, ha visto che mi aveva
Quindi, boh, cioè, ha delle idee che... Cioè, no, non è che ha delle idee. Le scelte sono buone in quanto idee, peccato che poi gli autori... Possiamo anticipare, noi non possiamo dire i libri che leggeremo al mese, no. Però possiamo dire qual è la casa editrice. Ma dobbiamo poi, non adesso. Come a febbraio ci sarà un'altra casa editrice, di cui abbiamo già i libri, indipendente pure questa, giusto? Giusto. Scritta male. Vabbè. Dai, ma non lo devi dire! Non l'ho detto, non ho detto niente! Niente. Vediamo? Sì. Ciao! Ciao! Aspettate che il tocco finale con la lettera. Ah, in due persino. Ah, ciao!